Quindi Kimi, tu hai firmato un contratto nel 2018. 18. Formula 1, Sì. 10 AMG, Mercedes. anni. 10 anni. E quanti ne avevi? Beh, allora, 2018, adesso ne farò 16, 2022, Quindi ne hai ancora 15. ne ho ancora 15, ad agosto farò 16, Anch'io. quindi diciamo sì, avevo 11-12 anni. E com'è arrivato tutto? Ah, beh, è arrivato tutto grazie a Giancarlo Minardi, perché diciamo che lui durante il Gran Premio di Monza del 2017 andò da Toto Wolff e gli disse, parlò proprio di me. E dopo diciamo Toto Wolff che decide di mandare uno che comunque seguiva già da tempo la squadra junior piloti e lo mandò a seguirmi. E diciamo che dopo un paio di gare decisero di prendermi per un anno nel programma. E un anno perché? Perché prima volevamo vedere, volevamo fare un esperimento, perché ero anche uno dei più piccoli ad essere preso. E quindi diciamo che decisero di iniziare con un anno di contratto per vedere come andavo e poi dopo alla fine a Monaco decisero di fare un contratto di 10 anni. Quindi com'è stato andare a Monaco sapendo di firmare un contratto? C'era anche Toto? Sì, c'era Toto perché era durante il Non Gran l'avevi mai Premio. visto tu? No, io allora ero già comunque a ricevere la chiamata di Mercedes e per entrare nella loro Academy è stata una bella emozione. E poi dopo anche comunque andare a Monaco e avere l'opportunità comunque di stare nei box perché non, oltre a essere andato lì per firmare il contratto, comunque ho avuto anche la possibilità di vedere le prove libere dentro il box Mercedes e ho avuto anche la possibilità di conoscere i piloti. E devo dire che è stata, diciamo, una delle esperienze più belle della mia vita. Diciamo, Eri già un tifoso di Lewis. beh, è entrato nella Mercedes, sì, diciamo che Ma adesso sei diventato anche amico. non a questi livelli, però comunque quando lo incontro comunque ci parliamo un po', Però quindi adesso tifi per Mercedes. sì, ovviamente, adesso tifo per Mercedes. E tu quante volte stai andando adesso in Mercedes? Vai spesso lì o? Beh, allora l'anno scorso dovevo andarci un po' di volte, però con il fatto Covid non si è riuscito a inquadrare il tutto, anche perché era difficile viaggiare con tutte le procedure. E quindi diciamo che da quest'anno, e soprattutto dopo Vallelunga, dovrei andarci un paio di volte, soprattutto anche perché lì con Mercedes lavora l'INSA, che gestiscono la preparazione fisica dei piloti e quindi andrò anche in Mercedes per lavorare con queste persone dell'INSA e per anche allenarmi. E forse farò anche un po' di simulatore. E invece, vabbè, io lo conosco bene ormai da anni, un certo Marco Antonelli, che è tuo padre, che comunque conosce bene il mondo delle corse, molto bene. Per chi non lo sapesse, ha un team adesso, vabbè, sia in GT3, sia in Formula 4. Quindi correte anche contro. Qua, ti sta aiutando? Quanto ti ha aiutato? Tantissimo. Devo dire che se grazie a lui sono diventato quello che sono, perché comunque lui mi ha insegnato, anche comunque devo dire che sono stato fortunato perché già comunque avere un papà che ha corso anche a livelli di TM negli anni 90 comunque aiuta perché già puoi crescere. E comunque sulla base degli aiuti che ti dà. Per esempio, lui mi ha insegnato tantissimo come comportarsi in battaglia, anche perché una volta se le dava davvero di santa ragione in battaglia, mentre adesso è un po' più, cioè, Diciamo che se le danno ancora, sì, ce le diamo ancora, ora ma però, ecco, veniamo penalizzati molto in fretta. Molto. veniamo penalizzati molto più facilmente, mentre una volta te le davi e passavi anche, quindi. E diciamo che mi ha insegnato sì molto come comportarmi in battaglia, ma anche mi ha dato dei consigli sullo stile di guida, però devo dire che grazie a lui sono diventato quello che sono e devo dire che comunque ancora adesso mi dà dei consigli e devo dire che oltre ad apprezzarli molto sono anche molto d'aiuto.
E la cosa bella, cioè io lo conosco bene, non lo conosco quanto te logicamente, ma la cosa bella di Marco, di tuo padre, è che ce lo vedo che sì, sei suo figlio, ma tante volte da fuori almeno, correggimi, ti lascia fare, cioè non è quello che viene lì a rompere, a sapere, poi magari la sera Sì. è la persona con cui parli di più in assoluto, però ti lascia fare il tuo percorso No. e non è il padre che tante volte. Purtroppo da italiano lo dico, che tante volte i genitori sono quelli che anche rovinano i piloti. No, ma infatti anche un vantaggio è che lui, essendo stato un pilota, comunque conosce è un po' come, cioè comunque si fida del team. Per esempio, anch'io in tutti gli anni che ho corso in go-kart e anche adesso in macchina, lui non è mai magari venuto in tenda o nel box perché voleva sapere come era messa la macchina, oppure anche se il team faceva degli errori, non è che veniva nel team e pressava. Quindi diciamo che lui anche sotto questo fattore si è sempre fidato del team e mi ha sempre lasciato fare. Anche comunque devo dire che quando faccio degli errori non è il tipo di persona che ti pressa subito, anche lui ti lascia prima diciamo raffreddare e poi dopo a freddo comunque ti chiede cosa secondo te hai sbagliato e dove puoi migliorare. Quindi diciamo che è anche uno molto riflessivo e questo Secondo me lui sa, siccome sì. col suo passato sa quello che serve, sa quello che vuole un pilota, perché Sì. è la cosa più difficile, tante volte da fuori non si capisce quello che, parlo al plurale, quello che vogliamo in certi momenti, non so te quando sei, ma magari momenti un po' più di tensione, perché alla fine siamo tutti piloti, ma siamo tutti diversi tra Sì, di sì. noi, c'è gente che c'è un piloti che magari soffrono un po' più la qualifica, chi soffre un po' più la gara, io ho sempre sofferto un po' più la qualifica, in Sì, gara mi sono sempre un po' più liberato, magari i momenti prima li ho sempre un po' accusati un po' di più, ma la qualifica l'ho sempre accusato. sì. No, E tu? diciamo che io accuso di più la gara, la partenza, e poi dopo una volta che parto, devo dire che mi tranquillizzo. I 3 minuti prima, I immagino. 3 minuti prima, quando parti per Quando mettono il fare, cartello, tre sì, minuti. quando 23 minuti, poi dopo quando fai il formation lap Ti tranquillizzi un po', e poi dopo quando ritorno in griglia, ti scateni. dopo parto, sono un po' agitato, però dopo quando passa il primo giro mi ritranquillizzo. Mentre la qualifica devo dire che non l'ho mai sofferta tanto, cioè l'ho sofferta ai primi anni in kart. Però devo dire che adesso, anzi, è uno dei momenti che mi piacciono di più perché è il momento dove veramente puoi sprigionare tutto il potenziale della macchina, ma anche di te stesso, quindi anche perché devi fare il tempo più veloce possibile. Quindi devo dire che la qualifica per me è uno dei momenti più belli, mentre la gara devo dire che ancora adesso soffro un po' la partenza. Che Quindi Kimi Antonelli, pregi e difetti. domande. Bah, 15 anni. Kimi Antonelli a 15 anni. difetti ce ne sono tanti. Allora, devo dire che la pressione certe volte non la gestisco bene e questo mi porta a fare degli errori. Quindi molte volte cerco, cioè so che devo ancora migliorare su questo fatto. Facciamo un esempio di Imola. Gara già dopo il weekend che era partito male con gara 1, che col problema in cambio ho dovuto ritirarmi. Gara 2 partivo indietro perché in qualifica abbiamo deciso di mettere le slick con una pista umida e non ha funzionato e con questo partivo molto indietro in gara 2 e diciamo che avevo fo la foga di recuperare più in fretta possibile e dopo il primo giro tentai un sorpasso molto difficile al tamburello. E solo che andai a largo e presi una buca e spaccai l'ala. Quindi diciamo che quel momento lì, cioè quell'episodio lì è stato uno di quei momenti dove non ho saputo gestire la pressione, e anche perché Forse la comunque fretta. sì, e anche la fretta, perché comunque anche quando parti male senti un po' di pressione in più, perché sai che comunque ci sono delle aspettative molto alte. Soprattutto quando vai forte in prova libera, vai forte anche in qualifica, quindi diciamo che
quell'episodio è stato proprio dove è stato evidente che non sono riuscito a gestire la fretta ma anche la pressione. Quindi tu hai fatto tanti anni in kart, hai vinto, noi ci siamo conosciuti, secondo me tu non te lo ricordi neanche, secondo me avevi 9 o 10 anni, io facevo il GT italiano e giravamo col simulatore insieme, secondo me no, forse a Imola, e giravi ancora in kart. Mi ricordo che durante i weekend di gara guardavo le gare con tuo padre, avevo visto una finale, non mi ricordo dove fosse, però ho visto la tua finale sul bagnato. Non me la ricordo benissimo, però mi ricordo benissimo che ero ai box con tuo padre che tifava per te, anche se molto pacato, non è mai stato quello che no, uno... lui è molto, diciamo, non sprigiona le sue emozioni mentre guarda una gara, è molto, diciamo, freddo. Sì, no, ma lui è così, secondo me, sempre, sì, non sì, solo sì. Con te, ma anche quando... Poi magari dopo la gara sprigiona le sue emozioni, sia quando è arrabbiato oppure quando è contento, però durante la gara è sempre molto... Per me, lui dice che non è teso, però dice bugie, dice, perché io lo so benissimo che è teso. Io sono più teso quando, non sono padre, però quando vedo, cioè, tipo in Gran Turismo, quando corrivo in Formula non era così, ma quando in Gran Turismo, quando corri in coppia o in tre così, sono più teso quando sono fuori che quando sono in macchina. Ah sì, perché ovviamente non... Poi cerchi di... Perché ovviamente non hai il controllo della macchina, oppure non sai cosa potrà fare il tuo... cosa andrà a fare il tuo compagno. Poi vedi tutti così vicini che... Sì. No, anch'io devo dire, certe volte... anche a vedere le gare da fuori, e quando per esempio guardo dei miei compagni, dei miei amici, delle volte sono agitato per loro, perché quando vedo che sono in difficoltà ho proprio voglia di andare lì ad aiutarli, però non posso, e quindi certe volte mi agito per loro, e non so perché sinceramente, però sicuramente anche vedere gli altri, comunque sai, certe volte vederli in difficoltà mi mette un po'... Sì, perché come se pensassi che alla fine potresti essere tu al posto loro. Infatti. Quindi tu hai vinto 2 europei in kart e poi hai debuttato in macchina nel 2021. 21 a Mugello. Red Bull Ring. Poi hai fatto Mugello e Monza. Mugello e Monza. Che memoria. Eh? E poi quest'anno Formula 4 italiana e... Ho fatto UAE. Però ho fatto 2 gare, non ho fatto il campionato. Con un team che io ci dovevo correre nel 2008, penso, con Rosin, con Prema, e lo reputo... No, sono bravissimi. Pensa che il prossimo anno faranno i 40 anni. Ma poi sono sempre... Io, Angelo, grazie, li vedo sempre uguali. Sì, sì, sì. La stessa carica, anche se sono molto pacati loro due. Sì, Angelo è molto... tranquillo. E com'è essere in un team che comunque sai sta dominando ovunque? Formula 2? Ma allora è bello, perché comunque sai che anche quando andrai su di categoria sai che hai buonissime possibilità di vincere, perché loro, devo dire che la cosa incredibile è che sono al top in tutte le categorie, e anche per i team LMP2 che sono entrati quest'anno hanno fatto secondi alle mani per la prima volta. Il che è impressionante, perché io ero lì a vedere la gara, la cosa incredibile è che la strategia l'hanno fatta tutta bene, pit stop velocissimi, cioè incredibile, una preparazione. Di macchina gli mancava qualcosina, devo essere sincero, però era anche la prima Le Mans, e fare già secondi e... Poi 24 ore, sì, 24 io ho avuto ore. La fortuna di farla nel 2014, ti auguro di farla perché è una delle gare più belle in assoluto. La 24 ore è tostissima, perché anche quando fai tutta la notte che devi star sveglio, devi star concentrato, e poi 24 ore ti ammazzano. Cioè per quelle persone, gli ingegneri, anche i meccanici che vabbè qualche volta dormono, però io che l'ho vissuta quest'anno, cioè gli ingegneri sono stati svegli tutta la notte. Più che altro non stanno svegli per 24 ore, stanno svegli magari per 32 ore, perché loro si svegliano la mattina, preparano, magari incidenti i giorni prima, perché le qualifiche sono il giovedì, mercoledì, incominciano molto prima le qualifiche, tostissimo. E quindi, poi con l'adrenalina stai sveglio, poi quando finisce... No, infatti quando era finita la gara tutti erano crollati, perché erano morti. Però la cosa impressionante è che sono stati svegli per tantissimo tempo, ma
allo stesso tempo non hanno sbagliato niente, cioè sono riusciti a stare concentrati e davvero impressionante. E comunque, ritornando al discorso di prima, diciamo che è bello perché comunque, come ho detto in precedenza, sai che quando salirai di categoria avrai buone possibilità per vincere. E poi comunque anche adesso loro sono riusciti a trovare un setup con la macchina che va molto forte. E questo sta facendo un po' la differenza con gli altri team. Siamo in 5 nel team che ci trainiamo a vicenda. Questo aiuta con lo sviluppo della macchina. E com'è la sfida interna? È tosta, perché comunque i compagni si avvicineranno sempre di più. Perché comunque prendo sempre spunto da te. Poi anch'io, cioè, molte volte prendo spunto dai miei compagni, perché magari si possa essere più veloce, ma non sono più veloce in tutte le curve o in tutti i settori, quindi c'è sempre qualcosa da imparare dagli altri. E devo dire che comunque anche il fatto che siamo tutti vicini e ci treniamo a vicenda, questo aiuta il team a trovare prima il limite della macchina, a trovare il setup che funzioni bene. Ultima domanda, e quella più importante. Tuo sogno? Il mio sogno è sicuramente arrivare in Formula 1, perché so che è fattibile, perché sono nella posizione giusta e nel momento giusto. Devo solo continuare a lavorare bene e a impegnarmi, e sicuramente so che ce la posso fare. È dura perché la strada è lunga e so che più sali di categoria più dura sarà, però credo che sia fattibile. Diciamo che ci sono pochi posti nel mondo. Esatto. E te lo dico proprio da italiano, che ho avuto la fortuna di correre fino in Formula 2, ma già arrivare in Formula 2, tra la Formula 2 e la Formula 1 è un gradino enorme. Tutti pensano che sia il gradino che ormai arrivi in Formula 2 e poi vai in Formula 1, invece non è così, perché di piloti veloci sai che ci sono tantissimi. Tu sei in una bellissima posizione, te lo stai meritando, mi raccomando, in bocca al lupo, perché gli italiani, grazie, servirebbero in Formula 1, perché purtroppo ne stanno mancando da tanti anni. E quest'anno Formula 4, oggi sei? E oggi in che senso? In classifica. Ah, in classifica, non avevo capito, scusate. No, sono... un'altra cosa bella, oggi con la vittoria sono riuscito ad andare primo in classifica. Te l'ho fatta apposta. E no, è bello, veramente bello, perché devo dire che dopo Imola ero un po' giù di morale, perché sai, quando prendi una batosta del genere, 0 punti. Per chi non lo sapesse, hai fatto 0 punti in un weekend. 0 punti in un weekend, dopo tre gare. Dai primi ero 60 punti in svantaggio. Devo dire che una batosta del genere non la prendevo da tantissimo tempo e è stata dura, mentalmente è stata dura. Però devo dire che Misano, anche le gare del tedesco, perché per chi non sapesse faccio anche il campionato tedesco, sono state uno sblocco, e riprendere la leadership è bello, ti motiva. Kimi, bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao. Ciao.